A pagina 578 il libro Amaldi spiega l'effetto Doppler con l'esempio dell'ambulanza che quando si avvicina sentiamo che la sirena emette un suono più acuto di quello che udiamo quando l'ambulanza è ferma, invece quando si allontana percepiamo un suono più grave. La frequenza di un'onda periodica rilevata da un ricevitore, qui dice in moto rispetto alla sorgente dell'onda, è diversa da quella rilevata se il ricevitore è fermo rispetto alla sorgente. Quindi qua il libro Amaldi in un'unica frase considera i due casi in cui si muove o la sorgente o l'osservatore e parla soltanto di moto relativo tra il ricevitore e la sorgente senza distinguere chi sta fermo nell'aria e chi no. L'effetto Doppler fu previsto nel 1842 per le onde luminose, anche se poi qui lo studiamo per le onde sonore. La prima conferma sperimentale nel 1845 con le onde sonore. Qui il libro distingue i due casi, in cui all'inizio è ferma la sorgente e il ricevitore in moto e viceversa. Quindi il libro tratta come primo caso quello che io ho discusso come secondo caso. Qui il ricevitore è una persona, l'orecchio di una persona inizialmente ferma di fronte all'altoparlante, e poi in movimento che va verso l'altoparlante e percepisce una frequenza F' maggiore della frequenza emessa dall'altoparlante perché incontra i fronti d'onda separati nel tempo da un intervallo T' minore di T. Questo è l'intervallo che sarebbe il periodo di ricezione, mentre invece T è il periodo d'emissione dell'onda sonora. Se invece il ricevitore si allontana, il periodo di ricezione risulta maggiore di quello di emissione e la frequenza è più bassa. Questa è la stessa formula del mio caso numero 2, la frequenza rilevata dal ricevitore, la frequenza emessa dalla sorgente, V0 è la velocità del suono nell'aria e V con il segno più o meno è la velocità della persona, cioè del ricevitore. Con il segno più il ricevitore va verso la sorgente, con il segno meno si allontana dalla sorgente. È spiegato qua. Il libro propone anche una dimostrazione di questa formula. Presenta un esempio con un'automobile ferma con il motore che genera, motore acceso genera un'onda sonora con frequenza 50 Hz. Sarebbero 3000 giri al minuto. Un pullman si muove verso l'auto a 21 metri al secondo. Applicando la formula di prima con il segno più perché il ricevitore è il pullman che si avvicina all'automobile che è la sorgente, si ottiene 53 Hz, cioè il ricevitore che sta sul pullman misura una frequenza ricevuta più alta, 53 Hz, rispetto ai 50 Hz che è la frequenza propria emessa dal motore della macchina. Quindi il libro passa al secondo caso, quello che per me era il primo, cioè la sorgente in movimento e il ricevitore è fermo. La sorgente in movimento, i fronti d'onda delle onde emesse sono sfere con il centro che si sposta. Qua infatti si vede che mentre l'ambulanza procede verso sinistra vengono fuori dei fronti d'onda sferici, ma il centro si sposta verso sinistra. I fronti d'onda vengono infittiti nello spazio, la lunghezza d'onda che separa un fronte d'onda dall'altro è minore. Una minore distanza tra i fronti d'onda c'è cioè una lunghezza d'onda minore. Quindi il ricevitore, la persona, l'orecchio della persona, in questo caso avverte una frequenza maggiore e un suono più acuto. Dalla parte opposta un altro ricevitore vede invece l'ambulanza allontanarsi e da quest'altra parte i fronti d'onda sono più distanziati tra loro. La lunghezza d'onda è maggiore rispetto al caso di ambulanza ferma e quindi questo secondo ricevitore misura una frequenza minore, un suono più grave. Questa persona ode un suono più acuto, questa persona ode un suono più grave. Di questo secondo caso con la sorgente in movimento il libro non propone una dimostrazione, ma soltanto la formula. Stavolta V non è la velocità dell'osservatore che sta fermo, ma invece è la velocità della sorgente. Va preso il segno meno se la sorgente si avvicina al ricevitore. Stessa cosa che accadeva con il caso discusso nel file. Mentre invece il segno più se la sorgente si allontana dal ricevitore. Nel primo caso, con la sorgente in avvicinamento, la frequenza rilevata dal ricevitore è maggiore della frequenza propria della sorgente e il ricevitore sente un suono più acuto. Nel secondo caso, con il segno più, viene una frequenza minore di quella propria e quindi il ricevitore sente un suono più grave.